ringrazio l'assessore Simonetta Bucari, che segue sempre con grande precisione gli incontri e le vicende della fotografia senigalliese. Chiamo qua con me il professor Schiavoni e anche il professor Raggetti, così mi aiuteranno nel... E naturalmente anche il direttore artistico, anche il direttore artistico di Visionaria. Ciao, ben trovato, ben arrivato. Io dove metto qui? Metti qua che io poi fra un minuto mi tolgo poi. Bene, io intanto vi ringrazio perché la mostra è, come capite, è molto importante, perché è una cosa specifica del museo, una cosa che gli altri non sanno fare, ed è il Museo di Senigallia. Infatti pochi minuti fa c'era Enzo Cucchi, per darvi l'idea di qual è il livello dell'incontro. Enzo Cucchi è venuto a controllare che la cosa fosse del suo amico di Robilane, compagno di mostre e di avventure a New York, perché hanno esposto insieme a New York, avesse fatto una cosa che gli piaceva. Infatti era molto ammirato, ha detto che tornerà nei prossimi giorni perché ha trovato un sacco di cose sue di sotto, della mula, quindi verrà anche a controllare quelle cose. Bene, cioè per dirvi qual è il livello delle cose che facciamo, che vanno, un livello che va anche spiegato, perché non è detto che tutti lo sappiano, così come vanno spiegate le cose che fa Ciccone Mazzi, così come vanno spiegate le cose che ha fatto storicamente Pegoli, così come va spiegato il livello della fotografia senigalliese, che ha tanti autori. È vero che noi abbiamo un problema storico, una concentrazione di geni della fotografia eccessivo per centimetro quadrato, quindi infatti Senigallia è la città della fotografia, però va proprio spiegato, è un privilegio per i giovani che stanno a Senigallia, i quali frequentando il museo hanno una preparazione di livello ottimo per fare delle cose ottime. Infatti abbiamo un sacco di giovani che quando frequentano il museo e i corsi poi si affermano un poco dappertutto, e quindi questo è un grande piacere, è un privilegio poterlo fare, e anche un privilegio, come capite, chi ha fatto un piccolo percorso della mostra penso sarà rimasto come me ammirato. Io, cioè, quando Tristano ha aperto, scartato, ne abbiamo parlato lungamente di questa mostra. Lui ha tirato fuori apposta questi negativi, però io una visione precisa della cosa non l'ho avuta finché Tristano non è venuto qui e non ha scartato alcune delle fotografie. Guardate quelle fotografie, guardate il tono delle stampe, sono una meraviglia, non le trovate facilmente. È la qualità della fotografia, che entusiasma. Naturalmente sono cose che in seguito possono essere anche migliorate. Infatti penso che quando lui farà la mostra a Londra qualcuna di quelle fotografie sarà ancora più grande di dimensione, perché è nella dimensione che noi riusciamo a cogliere l'attualità e la poesia di quelle fotografie, le quali sono in ogni caso impressionanti. Bene, adesso lo stile nel nostro museo qual è? Quello che l'autore, quando è qui, si presenta da solo, parla lui della sua presenza. Io qualche cosa vi ho detto appena appena,
perché lui è un grande scultore, è noto in tutto il mondo, fa delle cose stranissime, dei vetri stranissimi, fa anche delle fotografie, come avete visto, ha una sua vita di cui noi stasera abbiamo portato un piccolo frammento. E proprio come frammento è la meraviglia di quello che siamo riusciti a fare. Quel frammento è il frammento di una poesia. Monstrum in latino vuol dire una cosa eccezionale. Cioè a me quelle piccole fotografie sue, come a te quando ti ha detto il film, ti ha acceso, a me lo si è fatto lo stesso effetto. Cioè mi ha acceso su un momento e su un mondo che ho pure visto, dove c'erano questi giovani che erano giovani, erano piccoli, ma avevano una visione, come dire, di una personalità interna che cercavano di sviluppare. E quindi adoperavano proprio la macchina fotografica con questa voracità, per cui ogni roba che fotografavano erano, infatti lo ritrovi in alcune fotografie di quell'epoca. Poi dopo ci sono i fotografi più professionisti, però la modalità di approcciarsi di quella della generazione sua all'arte e alla vita non è la stessa di oggi. La Sforza è qui con noi, Emanuela Sforza, grande fotografa. Naturalmente, come tutti i grandi fotografi, non so perché il territorio faccia finta di non sapere chi è, ma il territorio fa finta di non sapere chi è nessuno dei fotografi, viventi, morti, vivi, c'è una grande dimenticanza. Nessuno sa chi è Giacomelli, nessuno sa chi è Cicconi Massi, nessuno sa chi è Giorgio Pegoli. È un territorio di matti, ecco io, e quindi c'ha una sua grande genialità. Per fortuna però noi siamo ricchi, ce l'abbiamo questi autori. Il problema di un direttore di museo è che questi fotografi e tutti quanti lasciano delle opere in modo che nei musei ci siano le opere. Infatti ci abbiamo il museo Giacomelli perché ci sono le opere di Giacomelli. Senigallia ci abbiamo adesso anche le opere di Pegoli, che poi pensiamo di portare in giro in tutte le città gemellate, visto che abbiamo le opere, speriamo. C'è Cicconi Massi, che penso che lo chiamano, quindi Capri perlomeno l'ha chiamato, quindi ecco, voglio dire, andiamo così, la grande industria lo chiamano di sicuro, quindi in giro per il mondo ci va di sicuro. Per la danza noi pensiamo di fare la collezione più vasta che sia possibile. Ecco, perché non è che vorrei improvvisare, impressionare qualcuno, ma non è che noi abbiamo fatto il catalogo della Sforza per divertimento, è semplicemente gliel'abbiamo dato perché lei ci deve fare le fotografie. Di dare le fotografie di Dario Fo e Franca Rame, ecco, questa è la vera ragione, è uno scambio obbligatorio, quindi lei lo sa e quindi certamente adesso le preparerà. Non ne ho una grande quantità di quelle lì, perché io ho fotografato soprattutto la danza e quindi nel teatro di prosa la mia produzione rispetto a quella di danza è molto ridotta. Quindi di un certo periodo vari persone, proprio di sì, una ventina ne posso recuperare, ma non credo di averne 20, 30, non di più, ecco. Beh, intanto prendiamo queste 30 qua. Poi non so io cos'è che ci deve dare ancora, perché ha tanti altri autori, lei fa finta di niente, ma insomma nel teatro mi sa che c'è anche la Morricone. Valeria ce n'ho parecchie. Sì, sì. È la mostra dopo. Insomma. È la mostra dopo, ve l'annuncio. Noi la inseguiremo finché. Ho lasciato anche una foto di Valeria qui. Bene, questa. Sì, ce l'abbiamo.
Bene, quindi avete capito qual è il progetto. Il progetto è precisamente questo qui. Quindi non vi intrattengo, io faccio il mestiere del direttore di museo. Il direttore dei musei prima di tutti fa i musei, si interessa un po' meno dei visitatori, ecco, che, e un po' meno delle mostre che si fanno, ma l'importante per un direttore del museo è che alla fine il museo catturi le opere in modo che restino nella storia, lavoretto che più o meno siamo riusciti a fare abbastanza bene e continueremo a fare.